Torniamo in diretta dal mail meeting delle etichette indipendenti qui di Faenza, sempre Radio Saius, sempre le belle facce di Luca e Gian. Questa volta doppi insieme, finalmente un ritorno storico dopo uno anni. Non bastava, si vede. Esatto. E allora, caro Luca, chi abbiamo qui con noi? Perché non ho idea, chi abbiamo? Esatto. Walter Piva. Come non ho idea, dai, non è carino. No, io non so, guarda, io non so nemmeno che ci faccio qui. È una carambata, è una carambata. Allora, guarda, sai che faccio, Walter? Ti lascio il microfono. Grazie. E io ti guardo. Cosa dire? Io sono un cantautore siciliano che però vive a Venezia, quindi non è che poi sia così tanto lontano da Treviso. Non ci credo. Veramente. Ebbene sì, ebbene sì. Un veneto come me che incontra un cantautore siciliano che vive a Venezia. Madonna. In provincia di Treviso. Guarda che veramente. Basta che ora non vi baciate. No, no, non c'è pericolo. No, anche perché sono andato a Venezia per l'amour, no? Ho trovato là una ragazza tipicamente veneta, cioè di Bronte. Dove fate il pistacchio? Sì, bravissimo. La so, bravo Luca, dopo di Bronte è famoso. Ti interroghiamo sulla Sicilia dopo. Bravo, e insomma, quindi potremmo parlare in siciliano per gli amici che ci vengono alla Sicilia. Un paio di battute ce le faremo dopo. Ma io dopo 10 anni che vivo al nord, allora lo farò. Ormai come vedi ho perso anche l'accento. È una cosa proprio veramente, no, ma fino a chi va a parlare in siciliano? E dopo tutti questi anni proprio mi sono perso. Buono, vogliamo, compa. Allora, torniamo a te. Vai. Dai, a parte. Che ci fai qui al MEI? Allora, io sono al MEI per grazie al MAI. Esatto. Ebbene sì, Movimento Artisti Indipendenti, che ha selezionato la mia proposta artistica. Bene. Tramite Andrea Zuppini, che è un grandissimo musicista. E stasera suonerò alle 19, quindi anche tra pochissimo, quindi infatti tra un po' vi saluto. No, sto scherzando. Alle 19 al Prometeo. Okay. Che non vi so spiegare dove, anch'io ci vado tramite Maps, però è qua in zona. È qua, è proprio qui vicino, è tutto concentrato. Sì, prendete tipo a 27 km a piedi, è bellissimo. No, scherzo, non sta, è un bel locale, tra l'altro si sta Poi il MEI di Faenza, ricordiamo che tira sempre fuori questi artisti, no? Quindi esattamente. Ci piace anche in qualche modo dare spazio e voce con Radio Saius. E da questo punto di vista vedremo anche se Gian ti andrà ad ascoltare. Dico Gian perché così fai tu la passeggiata dei 27 km fino a... Esatto, fino al Prometeo. E quindi dicevi? A Prometeo. Sì. No, mi aspetto con la webcam a quel punto, non so se riuscite a trasportarla. E quindi credo. Niente, porto... Porto due brani miei, uno si intitola Il Comico e l'altro si intitola Finché Mutuo Non Ci Separi. Ah, bella. È una canzone che parla di due ragazzi che sono precari e devono affrontare questa situazione per continuare a stare insieme. È tratto da una storia vera e purtroppo... Autobiografica. No, a parte lo scherzo, no, sono due brani che appartengono a due progetti diversi, li ho voluti rappresentare così un po' per raccontare gli ultimi anni oggi al MEI, visto che è la mia prima volta al MEI, quindi sono veramente contento di essere qua e ringrazio il MAI, scusate ancora il gioco di parole, per avermi dato questa opportunità. E naturalmente è cantautore, dicevi all'inizio, quindi assolutamente sì. Suoni tu, immagino, qualche cantautore. Acustica. Io ma canto io ma sono, sì, cantautore, chitarra e voce rigorosamente, perché così quando sbaglio è solo colpa mia. Esatto, nessuno, non ci sono altri. Sì, nessuno se la può prendere, anzi io non me la posso prendere con nessun altro, assolutamente sì. Ovviamente. No, poi è un anno abbastanza ricco questo, bello, sì. Vengo da tante esperienze, io poi da buon siciliano in inverno vado in letargo perché ho freddo, certo. Quindi sono veramente contento di concludere la stagione al MEI con una bella giornata come questa. Poi in Veneto che abbiamo un bel clima, esatto, Luca, esatto, da domani piumone e Netflix, basta, esatto. Non si fa più niente. I contatti per poterti appunto ascoltare e vedere lì sul web quali sono? Allora, mi potete trovare su una pagina che si chiama Walter Piva, e come Walter Piva che sono io, ricalcolo percorso, è una pagina che ci stava con la battuta dei 27 km. Questo, sì, cioè, sì, esatto, sì. Fantastico. Ricalcolo percorso perché effettivamente negli ultimi anni ho cambiato più volte strada, però penso che tutto sommato la direzione sia la stessa. Cioè contromano. Esatto, esatto, contromano. E allora ho dato questo titolo ad un album, che però un album non è, perché oggi parlare di album è abbastanza anacronistico se vogliamo. È una raccolta di inediti che piano piano sto pubblicando su questa pagina, quindi vi invito ad andarli ad ascoltare, andarli a vedere. Comunque li trovate ovunque, su Spotify, YouTube, e Amazon, Sbrand, Zenfrenify, ovunque. Tutto molto. Dai, Walter è stato veramente perfetto. Sì, ha dato tutte le indicazioni, rapido, veloce, circonciso. Esattamente. Tanto so che ti reclamano altre radio. Esatto. Cioè, è fantastico. Allora, testa di caso che è lui. Noi ti diamo l'ok, così poi
di mettere in onda questa diretta. Ricordiamo che eravamo anche su Facebook, quindi lo puoi anche condividere. Adesso faremo anche una foto di gruppo insieme, anche quella condivisibile. Lui mi guarda con quell'occhio vitreo, non capisco mai cosa. Trasmettimi un messaggio, un feedback, va bene. Così. In realtà non siamo andati in onda. Non siamo mai andati in onda. Esatto. Cioè, la diretta inizia ora. Capito? Dobbiamo rifare tutto. Va bene. No, scherzava. Grazie ancora. Grazie a voi. E ciao. A dopo.